Salve a tutti e benvenuti sul mio canale. Oggi faccio un breve video perché mi è stato richiesto da una ragazza su YouTube di nome Stefania che mi ha chiesto come fare un cerchio smerlato con il centro di rotazione perché con la vecchia versione come io avevo fatto ha detto che a lei non gli viene. Ora vi faccio vedere come si fa, è facilissimo, si prende un cerchio, tengo premuto maiuscola e alt per fare un cerchio perfetto, lo posiziono al centro e metto il mio centro di rotazione in un centro, vedete, dei miei quadretti del tappetino, in modo da ricordarmi qual è il mio centro. Prendo la guida in questo modo e mi ricordo che qui c'è il centro di questa rotazione di questo cerchio. Ora mi prendo ancora l'elisse e mi faccio i petali a secondo di come li voglio grandi. E di come li voglio larghi, giustamente. Questo modo. Prendo questo centro di rotazione qui e lo porto nel centro sotto. Ecco perché ho messo le guide per ricordarmi dov'è il centro sotto. Una volta che abbiamo fatto questo, andiamo sulla finestra replicare e vedete qua sotto abbiamo ruota in coppie. In questo caso io lo voglio mettere tutto attorno, quindi clicco qui. Mi raccomando, sempre mantenendo selezionato il nostro petalo. E vedete? In questo caso mi ha messo così, se io li volevo ancora più stretti, fitti, attaccati, dovrei allargare il petalo. Fatto questo, seleziono tutto, vado sulla finestra modifica e faccio salda. Ed ecco qua il nostro cerchio con gli smerli. Vi faccio vedere un altro con i petali più petali, diciamo. Quindi seleziono, vado sempre, metto nel centro, prendo il mio cerchio in questo modo, così, ora ruoto, seleziono e salda. Questi sono venuti molto più grandi, avete visto? Insomma, potete farli in tante maniere. Questo è venuto un fiore, diciamo, con i petali col bordo più alto. Vedete? Questo intendo. Pure facciamo un altro cerchio. Ora questo me lo sposto in questa maniera qua. Vediamo come così. Anzi, per farlo con più petoli dovremmo farlo un po' più piccolo. Così. Prendiamo i nostri petali. Li posizioniamo nel centro di rotazione e in questo caso, essendo stretti, vedete che sono più larghi. Io non li voglio così, quindi devo allargare un po' il mio petolo qua. Oppure faccio più piccolo questo.
in questo modo, vi faccio vedere, prendiamo il centro di rotazione, lo mettiamo e ancora, quindi ancora più piccolo. Torniamo indietro, anzi possiamo metterlo più in basso, che questo è più largo, il centro di rotazione sempre in mezzo ed ecco qua, uno sovrapposto all'altro e facciamo salda. Vedete? Sono tre tipi di fiori. Poi dopo, logicamente, dovremo prendere il nostro, sempre il nostro e la nostra ellisse e fare il centro volendo del fiore. Ecco qua. Bene, il tutorial è finito. Spero di essere stata chiara. E questa è la nuova versione per la Cameo 4, per Stefania. Spero che di aver spiegato bene e ciao al prossimo video.